Veloci vanno e fan ciu ciu, macchia allegra, ferrovia, sono grandi, verdi e blu, ma che bella compagnia, chi in stazione vinche va, chi il legname porterà, puntuali treni che corrono su e giù. Toma, il combina guai, Toma non si ferma mai, Toma. Cuore libero che dice ciao. Veloci vanno e fan ciu ciu, macchia allegra, ferrovia, sono grandi, verdi e blu, sono bello come sia, sono un po' Mi di ricordo delle pigiamento, Marche. per il prossimo filmetto che Si sente più saluto tutti forte quanti, so l'odore disgusto del con te. mare. Si sente più forte l'odore del pesce, l'odore della pesca. Il ricovero delle barche qui da noi è sempre confuso, disordinato. Talvolta qui alloggiano dei pezzi di storia, storie di luci e di ombre, storie di fili elettrici, storie di bombolette spray, storie di canne, di un sacco di canne, storie di motoscafi, di scafi, di robe da mare e di bottiglie vuote. E storie di piante che stanno lì da sempre. Non è ancora estate, ma talvolta arrivano sotto i piedi dei vetri. E bisogna fare attenzione, altrimenti ci si taglia la pianta del piede. Dicevo, non è ancora estate, ma qualcuno ha già trasportato giù vicino alle barche delle sedie a sdraio degli anni 60, forse 70. E vicino alle margherite o agli attrezzi che sembrano delle ciambelle del Mulino Bianco, vi ci sono dei fiori viola in mezzo a ferri. A ferry boat, e oppure in mezzo a innaffiatoi giocattolo. Ancora persistono i vetri messi lì a tagliare i piedi dei passanti, interi o rotti. Talvolta vi si trova anche delle sezioni di tubi di plastica che probabilmente hanno alloggiato fili, o meglio no, hanno fatto passare dell'acqua pulita, non lavata, per lavare le reti per pescare i pesci. Chissà i pesci cosa ne Ma ho pensano preso, di essere grazie, è stato pescati, di di essere ancorati coraggio. a una Fiore rete di oppure a tutti i una canna fiori, ed essere lì fiori di maggio. trafitti
e tramortiti da un destino. Qual è il destino di un pescatore? Il destino di un pescatore? Noi stiamo dentro e gli altri stanno fuori. Pescare con gli attrezzi, con i tiranti, con le reti ormai da buttare via, attanagliate da mosche che ancora odorano di pesce. Qui vi è l'ancora della salvezza. Ognuno è ancorato a un qualcosa, a un ricordo, a un mare, a un lago, oppure solo a un filo d'erba che va su e giù a secondo delle correnti.